Bentornati in studio, la maratona Le Fonti TV va avanti e andiamo avanti parlando, sempre restando sul tema della parità di genere, ma concentrandoci questa volta sul cosiddetto mondo in house, grazie al nostro ospite che vi presento e che è Alessandra Ferrari, General Counsel di A2A. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, insomma, per essere con noi e per darci un po' questa prospettiva particolare, perché insomma nel corso della mattinata abbiamo sottolineato come insomma, per le donne avvocato, soprattutto per quanto riguarda i grandi studi legali d'affari, c'è proprio un vero e proprio blocco alla carriera, nonostante appunto la progressiva femminilizzazione della professione forense. Per cui, avvocato, io le chiedo, insomma, lei ha scelto appunto la strada del lavoro in azienda, della direzione dell'ufficio legale di un grande gruppo e le chiedo insomma qual è la situazione, se la situazione è migliore per quanto riguarda i cosiddetti general counsel. Ma guardi, per quanto riguarda il mondo in house, credo che si possa parlare di femminilizzazione, nel senso che ci sono moltissime donne che fanno parte degli uffici legali delle aziende. Per esempio, nel mio team ho più donne che uomini e ho il 50% dei responsabili che sono donne. Credo che però la complessità nel fatto di fare carriera sia simile rispetto alla libera professione se uno vuole salire nella scala gerarchica, perché comunque per fare carriera bisogna dedicare moltissimo tempo al lavoro e per le donne, soprattutto in un contesto di maternità e nel contesto sociale che viviamo adesso, ancora purtroppo in Italia, può essere più complicato. Quindi dipende dagli strumenti sociali e dagli strumenti aziendali. Gli strumenti sociali sappiamo che sono scarsi, purtroppo. Gli strumenti aziendali, a seconda dell'azienda in cui uno lavora, possono aiutare la donna a fare carriera e quindi a mettere in campo quel numero di ore necessarie per riuscire a salire nella scala gerarchica anche di un ufficio legale interno e quindi arrivare ai vertici della professione legale in house. Sto pensando per esempio a forme di lavoro flessibile. Io, per esempio, ho lavorato per anni in una multinazionale americana e le neomamme tipicamente andavano a casa presto. Riuscivano a cenare con i figli e a metterli a letto e poi ricominciavano a lavorare dopo cena, e questo consentiva loro di riuscire a stare al passo con quelli che erano gli obiettivi che dovevano comunque portare a casa per via della loro attività, ma allo stesso tempo non rinunciare al tempo con i figli. E poi ci sono altri strumenti che alcune aziende più illuminate mettono in campo e che secondo me dovrebbero essere sempre più diffusi. Sto pensando per esempio allo strumento dell'asilo aziendale. Ma comunque lo smart working che abbiamo sperimentato moltissimo da un anno a questa parte è secondo me uno strumento efficacissimo anche per cercare di creare quella flessibilità che prima dell'uso così massiccio dello smart working era riservata soltanto ad alcune aziende. Adesso è molto più diffuso e questo, secondo me, sta aiutando probabilmente appunto a creare la flessibilità necessaria per gestire meglio le incombenze lavorative, le incombenze familiari e allo stesso tempo forse anche per creare negli uomini la consapevolezza che tutto sommato possono aiutare anche loro. Leggevo oggi un articolo di Christine Lagarde sul Corriere della Sera che diceva proprio questo, diceva che forse la pandemia, l'unico, forse uno dei pochissimi aspetti positivi della pandemia, è il fatto di aver dimostrato che tutto sommato anche gli uomini possono occuparsi un po' più del lavoro domestico dei figli, dovendo per forza stare a casa in smart working.
Sì, è che poi appunto è chiaramente insomma, un aspetto questo che è stato vero soprattutto purtroppo nel resto d'Europa rispetto all'Italia. Abbiamo evidenziato come appunto la crisi, questa crisi, questa pandemia si sia abbattuta soprattutto sul lavoro femminile, soprattutto in Italia e non nel resto d'Europa. Quindi c'è Ho proprio visto anche dei numeri disastrosi un problema oggi, sì. culturale, chiaramente. Ma ecco, per appunto, tornando ad occuparci appunto delle donne in General Counsel, c'è anche una diversa protezione da parte dell'azienda rispetto a quello che può fare, ad esempio, uno studio legale, ma anche da un punto di vista contrattuale. Lo sappiamo, appunto, le donne avvocato sono a tutti gli effetti libere professioniste, e questo può essere un problema, chiaramente. Lei citava prima l'aspetto appunto della maternità che, a quanto pare, proprio il nodo nevralgico, la barriera proprio che si frappone tra la donna e la carriera. Certo, sì, beh, le donne che lavorano nell'ufficio legale di un'azienda tipicamente sono dipendenti, quindi hanno un contratto di lavoro normalmente a tempo indeterminato e quindi possono beneficiare delle tutele del contratto di lavoro o del contratto collettivo rispetto alle donne libere professioniste. Quindi da questo punto di vista c'è un vantaggio. Però ecco, quello che io dico spesso quando intervisto delle persone che sono giovani e che magari mitizzano l'attività dell'ufficio legale, io avviso sempre che non si lavora di meno in azienda. Quindi sì, magari c'è una tutela contrattuale maggiore o migliore, però poi se si vuole fare carriera, comunque la quantità di lavoro che purtroppo si deve mettere in gioco è comunque molto simile a quella della libera professione. Sì, poi va anche evidenziato il fatto che insomma, il mondo aziendale sembra molto più avanzato in termini di politiche di diversity rispetto agli studi legali d'affari, nonostante appunto stiamo parlando di grandi law firm, no, che magari sono molto più vicine al mondo aziendale a livello di struttura, ma ancora gli avvocati sono un po', insomma, sono ancora ancorati a vecchie logiche. E per questo le chiedo proprio di raccontare anche la sua esperienza in A2A da questo punto di vista. Sì, guardi, allora secondo me dipende dalle aziende e dipende dagli studi legali, quindi la sua premessa è in linea di massima corretta, però ci sono tanti studi legali che invece stanno adottando delle politiche molto interessanti e come pure ci sono delle aziende, ovviamente non quella in cui lavoro io, ma delle aziende più piccole che invece non tutelano. A mio parere, a sufficienza le donne. Quindi c'è un tema ancora culturale nel nostro paese che secondo me deve essere superato. Chiaramente io ho un'esperienza di aziende grandi, quindi ho lavorato sempre in multinazionali straniere, ho lavorato tanti anni in General Electric, in cui la cultura della parità di genere era molto forte e la flessibilità del lavoro era un dogma non soltanto per chi comunque aveva famiglia, aveva dei figli, ma in generale, quindi si lavorava per obiettivi e non si lavorava invece in base al numero di ore che venivano passate in ufficio. E quindi questo secondo me è molto importante perché naturalmente aiuta a organizzarsi la giornata al meglio, ma non soltanto per le mamme, aiuta tutti noi perché tutti noi abbiamo ovviamente anche delle cose personali da fare. E questo probabilmente appunto sarà un aspetto positivo dello smart working, cioè alcuni manager che hanno un'impostazione un po' vecchio stampo si sono resi conto in quest'anno di pandemia che si può performare, anzi si lavora forse anche di più con il lavoro da remoto e quindi forse anche quando supereremo la pandemia manterremo una forma di o perlomeno per una certa percentuale del nostro tempo di lavoro da remoto che aiuterà nella flessibilità. Quindi, dicevo, aziende grandi, aziende multinazionali o anche A2A dove lavoro adesso, che è un'azienda che naturalmente, proprio perché è sensibile alle tematiche di parità di genere, ha messo in campo una serie di policy. Intanto ha un codice etico che
prevede naturalmente il rispetto della dignità, il rispetto di tutte le diversità e quindi proprio la cultura del rispetto è un dogma. Infatti anche la campagna che hanno lanciato oggi per l'8 marzo è proprio basata sul tema del rispetto. E poi abbiamo messo in campo una serie di iniziative dal patto con Utilitalia del 2019 che si chiamava La diversità fa la differenza, all'adesione a Valore D, che come sapete è un'associazione tra imprese che ha per scopo proprio la promozione della diversità e dell'inclusione. L'adesione al manifesto di Valore D, mi pare nel 2018, e poi dal 2019 A2A tramite me è proprio membro del consiglio direttivo di Valore D. E l'anno scorso abbiamo anche creato una funzione Diversity and Inclusion, che ha adottato poi una serie di iniziative, ogni anno ce n'è una, e che appunto sono tutte basate sul tema del rispetto e volte a promuovere appunto la parità di genere, la diversity e l'inclusione. Certo. Insomma, diciamo che serve proprio questo tipo di approccio. Sicuramente serve un cambio culturale, serve che anche le aziende più piccole, come diceva lei, apprendano, diciamo così, questo tipo di politiche, le mettano in campo. E lei ha citato, insomma, un dato anche, tra virgolette, positivo di questa crisi. Speriamo che questa crisi comunque metta in luce ancora di più il problema dell'occupazione femminile. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stata con noi e per il suo contributo. Grazie a lei. Alessandra Ferrari, General Counsel di A2A, grazie di nuovo e buona Grazie. serata. Noi Buona serata a lei, grazie. restiamo in studio perché mi ha raggiunto la nostra Alessia Liparoti, alla quale cederò il testimone, ma non adesso, tra mezz'ora a mezzanotte. Però Alessia, ti chiedo, insomma, di cosa parlerai e come hai preparato questa maratona? Sì, grazie Gabriele. Allora, abbiamo avuto un'anticipazione nella fascia tra le 19 e le 20, occupandoci sempre del tema del lavoro al femminile, con due colleghe giornaliste, Lorenza Ghidini di Radio Popolare e Lidia Baratta dell'Inchiesta. C'è stata poi un'altra importante giornalista, il volto del TG1 per tantissimi anni, Tiziana Ferrario, che ha scritto un libro contro il maschilismo, per combattere il maschilismo a tutti i livelli. Adesso, nella fascia da mezzanotte all'una in avanti, cercheremo di affrontare altri temi con delle scrittrici e attrici che hanno dato vita ad un progetto molto interessante che si chiama Musa e Getta, sulle figure femminili che hanno ispirato grandi uomini, ma che non devono essere considerate tali solo in quanto oggetto di ispirazione, ma esse stesse artiste e prime donne in tanti campi e in tanti settori. Continueremo a parlare del mondo dello spettacolo e anche del ruolo della donna attraverso la creazione di nuove associazioni che lottano contro abusi e discriminazione in questo campo. Quindi, insomma, tante storie e racconti anche non solo di attualità, ma ripercorrendo un po' la storia, soprattutto la storia del Novecento, perché, insomma, vista l'ora tarda, magari qualche riflessione in più di altro genere, un po' più artistica, forse può essere più congeniale. Ma assolutamente, infatti è un testimone importante e pesante quello che ti lascio, vista appunto la fascia che hai preparato. Sono gli ultimi chilometri della nostra maratona, ma ti chiedo di pazientare ancora mezz'ora perché appunto continuiamo con i nostri contributi e dopo qualche minuto di pubblicità torneremo qua.